I nostri collegamenti con Napoli, dove era presente anche Arrigo Sacchi, nuovo commissario tecnico della Nazionale. Linea al nostro inviato Gian Piero Galeazzi. Bene, possono partire le immagini di questa grande partita, 3 miliardi e mezzo di incasso, ecco appunto Sacchi, nuovo CT della Nazionale, interessatissimo a questo grande match. Attenzione, 46esimo del primo tempo, Zola per Alemão, palla sul palo, ma non si esaurisce qui la sfortuna napoletana. Sull'azione successiva la Juventus va via in contropiede, Schillaci difende un buon pallone, riesce a mettere al centro, sul quale Ferrara prima di testa e Blanc cercano di allontanare, ma la palla finirà a De Agostini, il suo un euro gol dalla sua posizione preferita, un incrocio di pali davvero stupendo, l'1-0 che dà il vantaggio e il gol vittoria alla Juventus. Immediata la reazione napoletana, qui ci prova Careca, siamo al 47esimo del primo tempo, un primo tempo noioso ma che si è infiammato nella parte finale. Ancora Baggio che lancia Reuter, sceglie il piede destro e Galli chiude la strada. Baggio deve abbandonare all'inizio della ripresa per Corini e qui vediamo ancora un attacco del Napoli con Alemão, attenzione, Padovano messo a terra da Reuter per i napoletani, rigore per il signor Amendolia, no, rivediamo, poi avremo modo di seguirlo alla Moviola. Non dai rigore a Amendolia su questo intervento di Reuter, sveglia i suoi trappattoni alla sua maniera, Valadende fischiando, e ancora il Napoli che ci prova, è il momento migliore della squadra per l'Europeo. Ferrara, raso terra, para Tacconi a terra, ancora. Ci prova in Napoli, qui con Alemão, sempre dalla sesta posizione, in due tempi ancora a Tacconi. Ranieri che festeggia oggi i 40 anni, avrebbe voluto festeggiare in maniera diversa, incita i suoi. Ancora Zola che è stato stupendo nella seconda parte, con Galia sempre sulle sue orme. Attenzione perché Puscedo qui, a pochi centimetri, non trova il gol. Il Napoli in ginocchio, la fine per Napoli. E la Juventus trova la forza di andare sempre in contropiede, qui ancora Schillaci che ha avuto anche la possibilità di un intervento calcio di rigore e poi ancora un Luppi che trova la maniera per non segnare. Ed ora le interviste di Luigi Necco. Mi manda Galeazzi, Sacchi. Pericoloso. Non possiamo rispondere nemmeno a lui. Ti saluto, ciao. Che gli diresti a Sacchi? Sicuramente ha visto una partita difficile da diagnosticare. Diventa, il Napoli tra l'altro diventa la squadra a cui ho fatto più gol. Perché prima voglio regolare la mia posizione con la federazione e poi casomai farò una conferenza stampa e parlerò. Ma partita interessante, ha suggerito Trapattoni. E lei? Interessantissima, purtroppo l'abbiamo persa. Avete sentito l'intervista di Luigi Necco, c'è molto rammarico, un po' di amarezza negli spogliatoi da parte napoletana. Certo il Napoli avrebbe meritato di vincere, c'è stato quel tiro di Puscedo a pochi centimetri, la questione dei rigori che poi rivedremo nella Moviola. Una partita molto tattica, non bella da un punto di vista spettacolare. Il primo tempo è andato avanti con i portieri praticamente inoperosi, poi il grande spunto di Alemão. E in quei 30 secondi c'è stato tutto l'incontro, perché la Juventus non ha perdonato nulla, la solita Juventus cinica, forte, una Juventus che non ha regalato nulla e ha trovato nel gol di De Agostini veramente il gol della vittoria. Sono due squadre che non giocheranno la Coppa Europea mercoledì prossimo, hanno dato tutto in campo. Forse a Napoli è mancato, oltre che la fortuna, anche la spinta di Crippa. Crippa era squalificato, De Agostini, il cugino di Gigi, è sceso in campo, non ce l'ha fatta a tenere sulla fascia, ha cercato poi Ranieri di cambiare, ma insomma alla fine è uscita vittoriosa una Juventus che ha cercato in tutte le maniere, prima di contenere in una maniera lucida, fredda, proprio come seguono le squadre di Trapattoni, poi si è dovuta inchinare perché la sfortuna ancora una volta ha detto no alla squadra partenopea. È tutto qui da Napoli, a te Maffei. Grazie, io giro la linea immediatamente a Milano, a Bruno Pizzul, proprio per analizzare un caso da Moviola relativo alla partitissima del San Paolo. A te Bruno. Sì, buonasera da Milano, è il caso naturalmente che farà discutere. Siamo al 15° del secondo tempo, sul risultato di 1-0 a favore della Juventus, è in possesso di palla Padovano, ora con Bordogna andiamo a vedere le immagini. Vedete Padovano che controlla la palla, entra in scivolata su di lui Carrera. Ecco che rivediamo l'episodio, vedete Carrera non tocca la palla e poi c'è Padovano che termina a terra. Immagini molto difficili da decifrare, e torniamo un attimo indietro perché i telespettatori abbiano l'opportunità di valutare questo episodio. L'arbitro Amendolia ha deciso di non concedere il calcio di rigore,
da lì anche le rimostranze di Ferlaino. Questo è l'episodio capitato al 15° del secondo tempo. Ripeto, le immagini non consentono una decifrazione chiarissima, posso dirvi fin d'ora che nella domenica sportiva probabilmente avremo un'altra inquadratura che ci consentirà di valutare, di apprezzare questo episodio in maniera più chiara. Andiamo avanti, nel corso della stessa partita, episodio dubbio anche in area napoletana, sul lungo rilancio di Giulio Cesar, sguscia via Schillaci. A contatto con Blanc, sgomitano i due, dà l'impressione di essere più veloce Schillaci e in area c'è una gomitata del francese a Schillaci che termina a terra. Anche in questo caso, vedete, eravamo al 21° del secondo tempo, Amendolia non prende alcuna decisione, la partita poi finisce per 1-0 a favore della Juventus, come ampiamente detto da Galeazzi con la moviola.